Leonardo Mendolicchio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. E benvenuto, benvenuto qui nel posto delle parole per raccontare, seppure nella brevità di questa conversazione, il suo nuovo libro intitolato Il peso dell'amore. E il peso dell'amore in questo libro è enorme, basta vedere l'immagine che troviamo in copertina di questo libro, Il peso dell'amore, capire i disturbi alimentari partendo da famiglia e scuola. Lei parla di questo argomento in maniera profonda perché lei di queste cose si occupa da molto, di disturbi alimentari. Lei è medico, psichiatra, psicoterapeuta, specializzato proprio nella cura dei disturbi alimentari e tutti quanti compressi in una sigla DAC, disturbi alimentari, e sono da comprendere perché attraverso un disturbo alimentare, che non è semplicemente quello della compulsione, ma attraverso anche un piccolo disturbo alimentare possiamo capire un pochino di più noi stessi. E giustamente il sottotitolo di questo libro che stiamo per raccontare è importante: capire i disturbi partendo dalla famiglia e dalla scuola, perché questi due luoghi sono luoghi importanti. Perché, Leonardo Mendolicchio, raccontare i disturbi alimentari partendo proprio dal titolo di questo libro, Il peso dell'amore? Quanto conta l'amore rispetto al cibo che noi ingeriamo? Lei ha perfettamente ragione, ha detto una cosa molto giusta e molto corretta. Attraverso una riflessione che passa e che tocca il nostro rapporto col cibo, noi possiamo conoscere molti aspetti profondi della nostra esistenza. Questo è vero per tutte le persone, ma diventa ancora più importante e più veritiero per i ragazzi e le ragazze che hanno un disturbo del comportamento alimentare, che spesso noi riconosciamo molto più facilmente quando parliamo di anoressia, quando parliamo di bulimia o quando parliamo di quella obesità che è legata a questioni emotive e psicologiche. Che cosa c'entra l'amore quando si ha questo tipo di sofferenza psichica e anche fisica, oppure cosa c'entra l'amore nel nostro rapporto col cibo? C'entra perché se noi immaginiamo l'amore non solo nella sua accezione romantica, come noi spesso siamo abituati a riconoscere, noi siamo tutti figli un po' di una cultura romanzata dell'amore, ma immaginiamo l'amore nella sua accezione più profonda e più essenziale. Dobbiamo appunto pensare a questo sentimento che si porta dietro, come ci insegna la psicoanalisi, un sentimento ancora più nobile che quello del riconoscimento. Noi viviamo in una società dove spesso le fragilità non hanno un posto. È molto bello il titolo della vostra trasmissione, che è Il posto delle parole. Così come è importante dare un posto alle parole, è importante dare anche un posto alle fragilità delle persone, riconoscerle per quelle che sono, dare dignità alle emozioni e ai sentimenti che spesso sono caratterizzati, soprattutto nell'adolescenza, da un certo tumulto. In una società iperperformativa, in una società piena di ambizioni, in un mondo dove ci insegnano a essere sempre al passo con i tempi e sempre rapidi, spesso le nostre fragilità ce le dimentichiamo. E il conflitto che c'è tra le richieste della società, tra le richieste degli altri e il nostro mondo interiore, spesso cade in questo imbuto del disturbo alimentare. Spesso altera la nostra percezione corporea, spesso proietta sul cibo tutte le nostre inquietudini. E questo libro di fatto racconta tutto questo. Eh sì, perché mentre lei diceva queste queste parole, mi è venuta in mente una frase di un altro libro che noi abbiamo raccontato proprio nel corso di questo appuntamento. Il libro è un romanzo di Sasha Naspini, La voce di Robert Wright. In questo libro, e poi sono andato a riprenderlo, leggo una frase che continua un po' le parole che diceva poco fa lei. La verità è che siamo tutti tizi impauriti, vestiti a festa, ma nascosti chissà dove nella speranza che qualcuno si accorga di noi. Ecco, nella speranza che qualcuno si accorga di noi. Leonardo Mendolicchio, i disturbi alimentari sono esattamente questo, una spia che qualcuno deve accorgersi di noi. E come?
È proprio così, se noi pensiamo all'anoressia, non possiamo che non capire e conoscere questo paradosso. La ragazza o il ragazzo, perché anche i maschi spesso soffrono di questo problema, utilizzano questa loro sofferenza col tentativo di scomparire. Tanto è vero che l'atto clinico, di sofferenza è questo dimagramento estremo fino a quasi scomparire. Ma qual è l'effetto paradossale? Che dietro questo tentativo estremo di scomparire, in realtà si richiama profondamente l'attenzione delle famiglie, della scuola e del mondo che circonda il ragazzo. Ecco perché io ho scritto questo libro partendo proprio dal punto di vista delle famiglie e della scuola, proprio perché noi dobbiamo partire da questo paradosso. Da un lato questi ragazzi hanno questo unico desiderio che è quello di sottrarsi allo sguardo, di scomparire, di rifugiare il loro dolore da qualche parte. Dall'altro lato invece gridano un bisogno di riconoscimento e di attenzione estremo. In questa ambivalenza noi ci dobbiamo muovere, dobbiamo coglierla, dobbiamo riconoscerla e dobbiamo fare in modo che questi ragazzi che gridano e urlano questo dolore possano iniziarlo ad esprimere con le parole, liberando il loro corpo e la loro schiavitù da questo bisogno estremo di magrezza oppure da questo corpo molto obeso che li protegge e trasformare appunto il loro dolore non da un'immagine alle parole che possono raccontare un po' la loro esistenza. Eh sì, qui la parola esistenza è una parola importante perché esistere e resistere vanno di pari passo. Questo libro, Il peso dell'amore, viene raccontato venerdì 22, domani alle ore 18, alla libreria L'Ippogrifo a Cuneo. Ed è un incontro importante questo libro, tra l'altro lo ricordo alla prefazione della giornalista televisiva Francesca Fialdini, perché da un punto di vista sia medico, ma sia anche dal puro punto di vista della curiosità. Credo che sia importante attivare l'attenzione su questo peso dell'amore, capire disturbi alimentari, DCA, disturbi del comportamento alimentare, questo vezzo di siglare tutto, ovviamente è molto presente nella medicina. Quando è, che Leonardo Mendolicchio noi possiamo capire che abbiamo un disturbo alimentare, prima che lo capiscano gli altri e che forse sia troppo tardi. Questa è una domanda molto importante che spesso mi viene rivolta e per la quale io devo sempre rivolgere profonde attenzioni. E la ringrazio perché lei è uno dei pochi che invece invita a una sorta di autoconsapevolezza, perché spesso la domanda che mi viene posta è come fanno i familiari, come fanno i docenti, i professori ad accorgersene. In realtà ha ragione lei, c'è un momento, come dire, di battesimo in cui noi che possiamo soffrire di un disturbo alimentare ci accorgiamo di avere un disturbo del comportamento alimentare, perché poi il tema della responsabilità soggettiva è sempre importante quando ci si trova di fronte al malessere che ci coglie. Ebbene, tutti dobbiamo avere quella sensibilità che ci permette di avere la giusta consapevolezza rispetto alla tendenza che noi tutti possiamo avere a proiettare sul nostro corpo e sul cibo le nostre inquietudini. È patrimonio di tutti che quando ci innamoriamo, siamo stressati, ci sentiamo sotto pressione, dobbiamo superare una prova importante per noi, il nostro rapporto col cibo cambia, mangiamo di più o mangiamo di meno. E questo è importante riconoscerlo, così come spesso è patrimonio di tutti, proiettare sul nostro corpo le nostre frustrazioni. Le cose non vanno bene al lavoro, non vanno bene in famiglia, non vanno bene in amore. È attraverso la possibilità di manomettere l'immagine che offriamo al mondo, noi pensiamo di riscattarci, oppure decidiamo, come dire, di abbandonare ogni forma di sfida. E allora noi tutti dobbiamo essere molto, molto, molto sensibili a questo prenderci cura di noi stessi attraverso la consapevolezza di come mangiamo, di come spesso sul cibo proiettiamo le nostre inquietudini, oppure su come siamo attenti rispetto all'immagine che offriamo al mondo, perché anche lì ci sono due estremi, cioè, come dire, un delegare totalmente la nostra immagine al mondo, oppure, come dire, essere totalmente onnipotentemente padroni di questa immagine, come nel caso dell'anoressia, fino a, come dire, renderla quasi un feticcio da mostrare. E allora il consiglio che do prima a me stesso, ma a tutti quelli che ci ascoltano, è davvero di tornare a essere consapevoli e padroni del rapporto che noi abbiamo con ciò che mangiamo e rispetto all'immagine che offriamo al mondo, perché questo, come dire, diventa uno strumento di cura di sé fondamentale.
Cura di sé e cura degli altri nello stesso tempo. Però i disturbi alimentari, che sia anoressia, che sia bulimia, sono dei percorsi estremi questi, no? Però il disturbo alimentare, come diceva poco fa lei, è la lampadina che si accende. Noi dobbiamo essere attenti a quello che, al nostro comportamento, a come cambiamo abitudini, no? Magari la stessa compulsione del mangiare, il mangiare disordinatamente, ecco, non è semplicemente una voglia di, è una golosità. Ma questo nasconde qualcos'altro, non sempre ovviamente, perché non bisogna esagerare, però bisogna avere un'attenzione al proprio corpo, perché i discorsi sul cibo se ne fanno molti, la pubblicità ce ne fa tantissimi e anche molto fuorvianti, ma un libro come questo, Il peso dell'amore, che è tutto legato nel titolo, ecco, io vorrei ritornare, insisto su questo titolo, perché tutto torna lì. Perché il peso dell'amore non vuol dire seguire una dieta scrupolosissima. Qui non si tratta di. Non è un libro di dieta, ma è un libro che mette sulla bilancia della nostra vita ciò che mangiamo e ciò che noi siamo. E questo è importante. È proprio così, assolutamente, anche perché libri sulle diete ce ne sono tantissimi, c'è tutto un mercato molto fiorente sui consigli da dare sulla corretta alimentazione. Io lo scrivo anche nel mio libro. Noi siamo una società dove oggi le nuove guide spirituali sembrano essere i dietisti, coloro che consigliano la corretta alimentazione. Sotto, come dire, l'estremizzazione di questa cultura della corretta alimentazione, ci siamo dimenticati invece di quel legame ancestrale che c'è tra la nostra parte più profonda, la nostra parte più emotiva, la nostra parte più, come dire, spirituale, chiamiamola così, e il rapporto col nostro corpo e col cibo, che è una parte materiale. Noi, tra l'altro, che siamo un paese che culturalmente ha proiettato negli anni sul cibo tutto un aspetto della tradizione che è molto bella, della storia che è molto bella, perché le tradizioni e le storie ci legano alla parte più intima di noi stessi, un po' ce ne dimentichiamo. Invece è importante anche recuperare questo aspetto. È vero, pensiamo un po' meno alla quantità del cibo che mangiamo o al peso che compare sulla bilancia e iniziamo, come dire, a ricercare attenzioni rispetto a come noi ci rapportiamo all'esperienza alimentare. Io nel mio libro parlo di molti episodi che hanno contraddistinto la mia esperienza di vita rispetto al cibo. C'è una frase che riporto in questo libro, che mia madre mi diceva sempre da bambino: mangia che è buono. Questa frase mi ha molto condizionato. Io sono pugliese di origine, per cui il cibo nella mia regione ha una valenza simbolica estrema. E io sono cresciuto con questo ritornello che mia madre mi diceva sempre e che io avevo interiorizzato nella mia testa e che ha condizionato il mio rapporto col cibo. Ecco, è importante, al di là della presenza di un disturbo alimentare, ancora di più quando è presente un disturbo alimentare, ritornare a questo legame arcaico col cibo, perché ci svela molte cose di noi stessi e questo è importante in un paese come l'Italia, dove la tradizione col cibo è una tradizione davvero che trascende la parte calorica, ma che arriva, diciamo, alla parte emozionale, alla parte relazionale, alla parte anche sociale. Leonardo Mendolicchio, le vorrei chiedere, nella sua attività quotidiana di storie sui disturbi del comportamento alimentare, ne è testimone molte volte, e che cosa dice il paziente quando è davanti a lei, in particolar modo i giovani pazienti, che cosa le dicono? È una bella domanda questa. Non ci sono narrazioni ricorrenti, anche perché una delle scommesse che noi mettiamo in campo quando cerchiamo di curare questi ragazzi è di fare in modo che poi la loro storia singolare e irripetibile venga a essere, come dire, raccontata, perché spesso i ragazzi che hanno un disturbo alimentare fanno fatica a parlare, per cui il nostro primo problema, il nostro primo cruccio è fare in modo che loro ritorno a utilizzare le parole, parole che devono raccontare loro stessi, non storie di altri o archetipi, come dire, che non gli appartengono. Una cosa però torna spesso, è la loro inquietudine. Ci sono due paure. La prima è quella di perdere quell'onnipotenza che questo disturbo dà
appunto curandosi. Qual è il paradosso di una ragazza che ha l'anoressia o che ha la bulimia o di un ragazzo che ha le dipendenze da cibo? È che attraverso l'atto di cura gli si toglierebbe quell'unico strumento che ha ricucito un loro trauma, perché gli disturbi alimentari hanno anche questo paradosso, per cui loro da un lato chiedono aiuto, dall'altro lato sono molto spaventati dalla possibilità di poter perdere l'utilità del loro sintomo. L'altra grande paura è proprio quella della relazione. Spesso una ragazza o un ragazzo che ha un disturbo alimentare hanno vissuto il trauma di qualcosa che non ha funzionato nel rapporto umano. Per cui da questo punto di vista la loro grande paura è quella di affidarsi a qualcuno e la terapia diventa invece uno strumento anche per riconciliare il loro modo di stare con gli altri. Questo è fondamentale. Certo, è fondamentale la terapia, Leonardo Mendolicchio, però le chiedo ancora qualche minuto, perché forse tutto comincia magari intorno al tavolo della cena, per esempio, no? Quando ci si ritrova in famiglia, che cosa si può fare in quel frangente contro il disturbo alimentare? In famiglia è fondamentale che i familiari capiscano che il problema non è solo un problema che riguarda ciò che i ragazzi mangiano, ma è fondamentale che i genitori capiscano che dietro il cambiamento del comportamento alimentare c'è un'inquietudine psicologica e i genitori devono guardare a quello, oltre a ciò che mangia il proprio figlio. Prestare attenzione, sguardo e orecchie a quel malessere che spesso i nostri adolescenti hanno, è da lì che bisogna partire. Ricordo ai nostri ascoltatori che il libro di Leonardo Mendolicchio, Il peso dell'amore, pubblicato da Rizzoli con l'Anabur, è presentato a Cuneo, alla libreria L'Ippogrifo in Corso Nizza, venerdì 22 ottobre alle ore 18. Prima di salutarci, Leonardo Mendolicchio, qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni? La trilogia delle città di Kappa. Agota Christoph. Sì. A proposito di inquietudine, Eh sì, a proposito di toni grigi molto neri, straordinario grande, romanzo. straordinario romanzo. Grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato Leonardo Mendolicchio. Grazie Buona a lei per giornata. l'ospitalità. Arrivederci, salve.